Amici, amiche di Italica, io sono Vinicio. Io sono Gabi. Io sono Diego. Oggi è un giorno molto speciale perché è la prima volta che voi potete vedere noi tre insieme e abbiamo deciso per questa occasione speciale di parlare di un tema per il quale tutti siamo passati, perché tutti siamo stati bambini, no? Non si può dire di no, non lo si può negare. Abbiamo deciso di parlare di che cosa nello specifico? Di parlare dei nostri piatti preferiti, del piatto preferito e del piatto invece che proprio non sopportavamo quando eravamo bambini. Mamma, non mangio ancora! E quindi io comincerei con una domanda a Gabi. Gabi, il tuo piatto preferito da bambina qual era? E quello che invece non ti piaceva? Il mio piatto preferito era la pasta, amavo mangiare gli spaghetti e quello che invece non mi piaceva era il dolce di zucca, dolce di abobora. Lo conosci? Non lo conosco, non l'ho mai mangiato, l'ho sentito nominare ma non l'ho mai mangiato, lo farò. Sì, ma se tu hai detto che non ti piaceva forse non devo provarlo. No, no, ma oggi mi piace, lo mangio, è buonissimo, te lo consiglio. Invece tu Diego, qual era il tuo piatto preferito? Ma il mio piatto preferito è la cotoletta impanata alla milanese con del formaggio fuso, sciolto, no? Ben derretito. Invece quello che non sopportavo proprio è il risotto rosso col sugo al pomodoro. E invece, tu Vinicio, qual era il piatto preferito e quello che non digerivi? Allora, io sinceramente non ricordo di nessun piatto che non amavo, forse il pesce con tante spine oppure l'insalata, ma non mi ricordo esattamente. Però mi ricordo molto molto bene del piatto che amavo, tant'è che ancora oggi quando ho voglia di sentirmi bambino io mi faccio un bel panino con pomodoro fresco, olio d'oliva e un po' di sale, è la cosa più buona del mondo, ve lo assicuro. Bene, questa era la puntata di oggi speciale sull'infanzia, io vi saluto, ciao alla prossima. Ciao. Ciao a tutti, alla prossima. Te la vado a preparare, va bene? Ma quando le vuoi?